Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Scusate la ripresa che non sarà di altissima qualità, ma la sto facendo col telefono perché sì, qua ho la telecamera. Per oggi sto provando un obiettivo totalmente manuale e vloggare con un obiettivo senza l'autofocus era un po' scomodo, laborioso, e quindi questo pezzetto di video lo faccio col telefono. Dove sto andando? A cacciarmi nei guai. Sto andando ad esplorare per la prima volta da solo, non fatelo, però io nel senso non mi vado a prendere nessun rischio. Non vado ad arrampicarmi su scale, a saltare finestre, non faccio niente. Vado a vedere una struttura che è una colonia, scusate il fiatone ma la salita era lunghina, una colonia dell'epoca fascista. Scusate le mie condizioni, sono sudato marcio, ma è abbastanza lontanina da dove puoi lasciare la macchina. E lì sono arrivato, esattamente lì. Non so se l'aspettate. Ok, vedete il muro là dietro. Comunque un po' di storia. È stata costruita nel 1933 per volere del regime fascista in Italia e ospitava fino a 450 bambine che facevano parte della piccola Italia, che era, diciamo, per semplificare, l'associazione di bambine italiane durante l'epoca fascista. Poi nel dopoguerra è stata utilizzata come colonia vacanza per i figli degli operai di Ansaldo Energia e poi ora è in stato di totale e completo abbandono. Adesso troviamo, sto dicendo, un posto per entrare, ma c'è la porta spalancata. Andiamo un po' a vedere. Questo è un salone gigante, probabilmente ci facevano qualche attività, qualche gioco, è molto grande. Proseguiamo. È tutto abbastanza ridotto male. Cassetto, il
non so cosa siano. Probabilmente le antenne che ci sono fuori, quelli lì saranno i server e i sistemi di raffreddamento. Spero. La struttura è altamente fatiscente. Non entro in tutte le stanze perché alcune sono veramente in cattive condizioni. Facciamo ancora due passi al piano di sopra. Vediamo un po' com'è. Questo è l'ultimo piano che visiterò perché, come potete vedere, il soffitto grava in pessime condizioni e non vorrei che mi cadesse sotto i piedi. Queste stanze sono chiuse da queste inferriate che vediamo qua, però mettendo l'obiettivo in mezzo alle grate si possono vedere bene tutte le attrezzature per le aule scolastiche dell'epoca. Siamo nell'epoca della guerra, nell'epoca del fascismo. Incredibile, una figata. Vedete perché eviterò senza problemi la mansarda. Facciamo ancora un passo nell'altra ala, poi, come ho detto, i piani superiori, il piano superiore lo evito, e adoro i sotterranei. È una delle strutture peggio ridotte che abbia mai visto, una vasca da bagno, incredibile. Me lo stavo per perdere, non posso zoomare perché ho un grande angolo, però sto girando in 4K, quindi cropperò esportando poi il video in 1080. Guardate il lettino e la scarpina per terra. Madonna, che ansia. Queste sarebbero le scale per i sotterranei, ma come potete vedere sono totalmente ostruite. Ne cercherò delle altre o un passaggio da fuori. Continuo a sentire rumori, ma io scendo di qua. Questi più che sotterranei è un seminterrato, è molto ampio. Qui è tutto demolito. Altri sci. Cristo santo. Non si scenda. Direi di sì. Ho visitato posti peggiori. Manicomi, ospedali, sanatori, ville, stregate. Però forse quel fatto di essere da solo rende tutto un po' più ostico. E basta. Adesso esco fuori e mi faccio un giro in tondo. Manca metà del pavimento. Incredibile comunque. Scusate la faccia sconvolta, però è abbastanza tosta la strada per arrivare. L'esplorazione è finita e, come vi ho detto già nel video, non sono andato al piano superiore perché avevo visto che il pavimento non mi ispirava molta fiducia e i sotterranei erano quelli che erano, però avete visto le cose, le chicche che abbiamo trovato lì dentro. Veramente un gran bel posto e penso di ritornarci con i soliti con cui andiamo a fare le esplorazioni, e perché merita sicuramente. Adesso ho fatto delle buone clip, ma vorrei dedicarmi alla fotografia, ma con delle lenti un pochino più adatte anche ad arrivare a oggetti distanti che non potevo avvicinare io normalmente perché c'erano le grate. Questo episodio di Italia Misteriosa finisce qua, spero vi sia piaciuto. Per qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti e venitemi a trovare sui social che vi lascio in descrizione, vi lascio Instagram, tanto Facebook è morto. E niente, e per qualsiasi altra cosa, ripeto, commenti, guardate bene la descrizione e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, spuntando la campanella, così verrete avvisati sempre quando uscirà un video nuovo. E niente, buon mistero a tutti.